Il video approfondisce le caratteristiche del sistema costruttivo Yitong, presenta le diverse fasi di posa e le attrezzature necessarie per una esecuzione a regola d'arte. Posizionato il materiale ai piani, la rimozione del retraibile permette di smaltire la normale umidità di produzione prima di procedere alla posa in opera. La preparazione della malta collante Yitong è estremamente semplice e rapida. Si predispone un contenitore da 50 litri con fondo piatto, quindi si versano circa 7 litri di acqua per ogni sacco di malta collante, così come consigliato e riportato sulla confezione. In seguito si aggiunge la polvere e la s'impasta con miscelatore a frusta fino ad ottenere una miscela omogenea e fluida. Terminata questa operazione, si fa riposare per 5 minuti. Scopriamo durante l'attesa le sue caratteristiche tecniche. Si tratta di una malta specifica per calcestruzzo cellulare e per murature a giunti sottili, in classe di resistenza a compressione M10, realizzata con cemento ad alta resistenza ai solfati con una reazione al fuoco in euroclasse A1. Infine si miscela nuovamente senza aggiungere né acqua né polvere. Il suo utilizzo garantisce il corretto funzionamento della muratura e la validità delle certificazioni. Ci sono tre possibili metodi per realizzare la base di partenza per la posa della prima fila. Nel primo, vediamo la posa su un cordolo precedentemente realizzato in modo da garantire la perfetta planarità e orizzontalità di circa 3 o 4 cm di spessore. È necessario utilizzare malta idrofuga per impedire la risalita capillare di umidità. Si procede con l'incollaggio della prima fila di blocchi con malta Yitong, caricando abbondantemente la cazzuola dentata e stendendo il contenuto sulla faccia inferiore del blocco. Per questa operazione si consiglia di utilizzare sempre una cazzuola dentata Yitong della larghezza dei blocchi. Si esercita poi una leggera pressione e, sempre con l'ausilio della livella e del martello di gomma, si verifica il perfetto allineamento in entrambe le direzioni. Il secondo metodo consiste nel realizzare un letto di malta fresca idrofuga su cui si adagiano i blocchi del primo corso. Anche in questo caso, sempre con l'utilizzo di martello di gomma e livella, si allineano i blocchi nelle due direzioni. Una volta ottenuto l'indurimento del cordolo, è possibile proseguire con la posa dei corsi successivi mediante malta collante Yitong. È possibile posare il blocco parzialmente a sbalzo rispetto al solaio, al massimo di un terzo dello spessore del blocco, per consentire l'applicazione di pannelli isolanti per la correzione del ponte termico. In caso di particolari esigenze acustiche, è possibile seguire un terzo metodo, che prevede la posa di un primo strato di malta idrofuga e, fresco su fresco, l'inserimento di un materassino fono isolante. Quindi si copre con un secondo strato di malta idrofuga. Con l'ausilio di una staggia si rilevano i punti più alti, facendo scivolare da destra a sinistra la staggia. Esercitando una leggera pressione, la staggia lascerà dei segni neri dove i blocchi non sono perfettamente allineati. Con un frattazzo munito di carta abrasiva si rimuovono i segni neri asportando i pochi millimetri di fuori piombo del blocco. Questa operazione permette di correggere eventuali imperfezioni di posa in modo molto più semplice ed efficace rispetto a tutti gli altri sistemi costruttivi aggiunto sottile. In questo modo, la faccia superiore della prima fila di blocchi sarà perfettamente planare e si potrà, a previa rimozione della polvere con un pennello o una spazzola, procedere con la posa della seconda fila. Per blocchi di grandi dimensioni è opportuno versare l'impasto in un contenitore rettangolare nel quale si riesca ad inserire la cazzuola Yitong di dimensioni pari allo spessore del blocco. Si pesca poi un giusto quantitativo di colla riempiendo abbondantemente la cazzuola e si rovescia il contenuto sulla faccia superiore del blocco. Stesa la colla nello spessore di 2-3 mm a totale copertura del giunto orizzontale, si procede con la posa dei blocchi successivi, facendo attenzione a garantire lo sfalzamento di circa 15-20 cm.
Il corretto movimento per la posa del blocco consiste nell'appoggiare lo spigolo destro sul corso inferiore dei blocchi. Quindi occorre spingere il blocco ancora inclinato contro il blocco precedentemente posato e farlo ruotare in modo tale che il giunto sottostante venga schiacciato verticalmente. Questa operazione consente di evitare un accumulo di colla a livello del giunto verticale tra i due blocchi. Per scongiurare il pericolo di formazione di cavillature negli angoli inferiori delle finestre, è consigliabile rinforzare la muratura. È possibile farlo in diversi modi. Quello più semplice ed efficace consiste nell'incollare anche i giunti verticali dei blocchi posizionati sotto l'apertura. Una soluzione alternativa prevede di armare l'ultimo corso intero di blocchi sotto il davanzale mediante inserimento di tondini d'acciaio o rete in fibra di vetro da 300 grammi resistente agli alcali o traliccio tipo Murfor, annegati in un doppio strato di malta collante. Per l'armatura con tondino è necessario realizzare prima di tutto una fresatura con il raschietto Itong oppure mediante scanalatrici elettriche e successivamente inserire il tondino con malta bastarda o colla Itong. Quindi far proseguire questa armatura almeno 50 cm oltre la spalletta della finestra. La creazione del foro finestra prevede la sagomatura ad L dei blocchi negli angoli inferiori dell'apertura per arrivare alla quota d'imposta della soglia. Questo dettaglio permette di evitare un giunto tra i blocchi in corrispondenza dello spigolo, punto notoriamente critico e soggetto a cavillature. Successivamente si prosegue la posa della muratura curando l'allineamento dei blocchi che costituiscono le spallette dell'apertura. Nel caso di serramenti a filo interno in battuta, si può realizzare la sede per il falso telaio mediante taglio con segheto alternativo con lama da legno o per materiali abrasivi. Si procede prendendo le misure, quindi si tracciano le linee di taglio su entrambe le facce ortogonali, si taglia la muratura, si rimuove il materiale e infine si procede alla levigatura delle due facce con frattazzo Itong, in modo da creare una sede regolare e in squadro. In seguito, in base alla presenza di architravi o cassonetti, è necessario sagomare il blocco terminale della spalletta su cui andranno in appoggio questi elementi. Le soluzioni per l'avvolgibile sono differenti a seconda della presenza o meno del cassonetto. Nel caso in cui sia presente un cassonetto per avvolgibili, è consigliabile l'utilizzo di cassonetti coibentati. Se il cassonetto non ha lo stesso spessore della muratura, si posizionerà sul lato interno o esterno e si compenserà lo spessore restante con l'inserimento di un architrave ribassato o del materiale isolante. La soluzione più performante dal punto di vista energetico ed acustico prevede l'impiego di cassonetti coibentati con ispezione esterna, posti sul filo esterno del muro. Si stende la colla agli appoggi e si posa il cassonetto. Lo spessore rimanente è compensato con architravi ribassati Itong disponibili negli spessori di 11,5 e 15 cm. Nel caso rimanga un giunto tra i due elementi, questo viene riempito con materiale isolante. È fondamentale rispettare il verso di posa dell'architrave, avendo cura di rivolgere la freccia stampata sulla testa dell'architrave verso l'alto. Se il serramento è posizionato a filo interno, anche il cassonetto avrà lo stesso allineamento. In questo caso si procede con la stesura della colla agli appoggi. Si posiziona il cassonetto e si colma lo spazio esterno con un idoneo spessore di pannello isolante Multipor. Il pannello deve essere tagliato a misura, con seghe manuali o seghe a nastro. Viene poi applicato lo specifico collante malta leggera Multipor con spatola dentata su tutta la superficie. Quindi viene applicato il pannello nello spazio rimanente sul cassonetto. Nel caso in cui non sia presente un cassonetto ma dei sistemi di oscuramento esterni ad anta come persiane o simili, la chiusura superiore del foro finestra deve essere fatta con architravi Itong, che permettono di avere omogeneità di materiale in facciata e riducono i ponti termici. Gli architravi Itong sono disponibili in due altezze e vari spessori.
Nel caso di edifici a telaio con muri di tamponamento spesso, si ha poco spazio tra la fine del serramento e l'intradosso del solaio. Pertanto, la soluzione ottimale prevede l'impiego degli architravi ribassati. Questi architravi hanno un'altezza di 12,4 cm anziché 25 cm come quelli portanti ed un peso molto contenuto. Queste caratteristiche li rendono molto maneggevoli e permettono la posa in opera manuale senza l'ausilio di mezzi di sollevamento. Tali architravi sono presenti sul mercato in due differenti spessori, 11,5 e 15 cm. In questo modo è possibile coprire tutto lo spessore della muratura semplicemente accostandoli tra loro. Nel caso rimanga un giunto tra i due elementi, è sufficiente riempirlo con materiale isolante. Come vediamo, gli architravi possono essere posati a quote differenti, in modo da garantire la battuta del serramento anche sul lato superiore, a favore delle prestazioni acustiche e di tenuta all'aria. È poi necessario completare la muratura con dei blocchi tagliati a misura per riportare il livello in piano e procedere con la muratura fino all'intradosso del solaio, lasciando il necessario giunto orizzontale e gli eventuali vincoli puntuali. Anche la posa della soglia è estremamente semplice con i tong. Una volta preparato il piano d'imposta, si stende uno strato omogeneo di malta collante ai tong e successivamente, a presa avvenuta, si procede con la posa della soglia con collante specifico. Per attenuare il punto termico generato dal davanzale in pietra, dopo la posa della soglia esterna posizionare una striscia di materiale isolante e in seguito incollare la controsoglia interna. Come abbiamo visto, l'estrema facilità di lavorazione del prodotto permette con un seghetto alternativo o con un segaccio a mano di creare la sede per l'alloggiamento del falso telaio. Questo può essere fissato preferibilmente mediante tasselli in nylon per calcestruzzo cellulare o con zanche metalliche. Il fissaggio con viti garantisce una posa precisa ed accurata, ottimi valori di tenuta e una posa più semplice e veloce rispetto al fissaggio mediante zanche e malta. Posizionato il falso telaio nella sede definitiva, si procede con la foratura del falso e del supporto con punta da legno senza percussione. Quindi si inserisce il tassello e si avvita. Se il fissaggio viene eseguito ad almeno 10-12 cm dal bordo della muratura, il foro può essere ortogonale alla spalletta. Diversamente, dovrà essere inclinato verso il centro della muratura. Si procede quindi a sigillare il giunto perimetrale tra falso e muratura con schiume poliuretaniche basso-espandenti, specifiche per serramenti. In caso di zanche metalliche, si procede con la realizzazione di uno scasso a coda di rondine mediante taglio della muratura con seghetto alternativo. Dopo aver rimosso il materiale, si posiziona il falso con le zanche e si mura con malta collante e tong miscelata con sabbia, malta leggera multipor o malte cementizie specifiche. Tra la muratura e la struttura è fondamentale predisporre un giunto verticale per consentire la dilatazione differenziale dei diversi materiali ed evitare l'interazione tra muratura e struttura in caso di sisma. Per ottenere questo risultato è sufficiente lasciare i blocchi leggermente distanziati dal pilastro e riempire il giunto con materiali isolanti comprimibili, quali polistireni o fibre minerali. Allo stesso tempo, per garantire la stabilità della parete fuori dal piano e assicurare resistenza all'azione sismica e del vento, è necessario creare dei punti di collegamento alla struttura portante, mediante l'inserimento di tondini nel cemento armato e nella muratura. Le operazioni prevedono in ordine: foratura del pilastro, scanalatura del blocco per l'alloggiamento del tondino con apposito raschietto I-tong, inserimento di un tondino di idonea sezione e lunghezza, riempimento della scanalatura con malta collante I-tong. Successivamente si deve sigillare il giunto su entrambi i lati fino a filo muro con schiume poliuretaniche basso-espandenti, avendo l'accortezza di inumidire il supporto e non farla fuoriuscire in modo eccessivo. Tale operazione deve essere fatta sul giunto verticale, sui pilastri e sul giunto orizzontale, all'intradosso del solaio. Come detto in precedenza, il giunto può essere riempito in alternativa anche con una striscia di lana minerale, di larghezza pari al pilastro, incollata con malta collante e tong sulla faccia del pilastro prima della posa dei blocchi.
Nel caso di spalletti murarie di ridotte dimensioni, è necessario incollare i blocchi al pilastro senza lasciare alcun giunto. Questo garantisce una maggiore solidità della porzione di muratura che deve farsi carico della spinta trasferita dal serramento. Nel caso in cui il pilastro risulti sporgente rispetto al filo interno del tamponamento, è possibile realizzare una controparete con tabelle e tong. Al fine di ridurre il ponte termico, è opportuno interporre del materiale isolante. Per ammorsarle con la muratura perimetrale, è necessario realizzare delle tasche nelle quali vanno inserite le tabelle con malta collante e tong. In presenza di montanti impiantistici quali grossi tubi di scarico, è possibile eseguire una cassonettatura con blocchi tong sagomati ad L con l'apposita sega a nastro. Questi vanno poi solidarizzati al muro di tamponamento mediante bandelle perforate e inchiodate e incollati su tutte le facce con malta collante e tong. Nel caso di muratura monostrato, è necessario isolare tutti i ponti termici costituiti dalle strutture portanti in cemento armato mediante l'applicazione di pannelli isolanti minerali Multipor. Le fasi di posa sono le seguenti. Dopo aver tagliato i pannelli a misura, si procede con la stesura della malta leggera Multipor mediante idonea spatola dentata su tutta la superficie del pannello. Per correggere eventuali fuoripiombo della struttura, è possibile stendere un cordolo perimetrale della stessa malta, oltre a un punto centrale in corrispondenza del successivo fissaggio. Successivamente si posizionano i pannelli sul pilastro avendo cura di sfalsare i giunti. Quindi si incolla la faccia del pannello alla muratura e si lasciano gli altri giunti a secco. Una volta indurita la malta, è necessario levigare eventuali sporgenze superficiali con frattazzo e tong. Poi si procede con il fissaggio mediante foratura nel centro del pannello e l'inserimento di apposito tassello tipo i tong S, T, R, U. Prima di applicare l'intonaco, è opportuno eseguire una pre-rasatura con malta Multipor armata con rete in fibre di vetro alcali resistente. Questa lavorazione è indispensabile per garantire un'adeguata adesione del successivo intonaco al supporto. Questa pre-rasatura deve sormontare la muratura di almeno 25 cm. Anche l'esecuzione di tracce impiantistiche è estremamente semplice e precisa con i tong. Eseguiti i tracciamenti sulla muratura, per creare l'alloggiamento delle scatole elettriche è sufficiente effettuare dei tagli con l'ausilio di un seghetto alternativo. Infine, si rimuove il materiale con una cazzuola. È fondamentale utilizzare utensili da taglio in luogo del classico martello e scalpello. Nel caso di scatolette tonde, si eseguono dei fori con un trapano avvitatore munito di fresa da legno. Per creare le tracce a parete, viene utilizzata una scanalatrice elettrica, munita di fresa per materiali abrasivi. Su murature in calcestruzzo cellulare, questa consente di realizzare tracce, rette o curvilinee, in modo semplice e con una ridotta produzione di polvere e detriti. A differenza delle scanalatrici a doppio disco, una scanalatrice elettrica permette di ottenere una sede immediatamente libera, evitando ulteriori lavorazioni manuali di rimozione. Concluse le operazioni di apertura tracce, si rimuove la polvere in eccesso, si inumidisce il supporto e si inseriscono le scatolette elettriche con malta idonea. Successivamente si infilano i tubi corrugati. Nel caso di tracce singole, la particolare sezione della scanalatura permette l'alloggiamento del tubo a secco. In seguito, è possibile chiudere le tracce con malta idonea. L'operazione sul laterizio risulta più lenta e meno precisa. A causa della irregolarità del foro, sono necessarie una maggior quantità di malta e di tempo per la posa delle scatolette e la rimozione delle macerie. Risulta evidente dal confronto come l'utilizzo di scanalatrici su laterizio sia un'operazione lenta, rumorosa ed estremamente polverosa, nonostante l'uso di appositi aspiratori.
dopo tale operazione è necessario anche rimuovere manualmente il materiale rimanente tra i due tagli. Il sistema Itong permette una posa rapida e precisa, garantisce eccellenti prestazioni con alti standard di efficienza energetica e rappresenta quindi un nuovo modo di costruire il futuro.